chemioterapie a bersaglio molecolare. La chemioterapia, come vi ho detto prima, va a trovare il tuorlo dell'uovo, ma non è che lo guardi in faccia. Dove arriva, spazza. Cetuximab e Avastin, invece bevacizumab, sono dei farmaci che agiscono in un modo intelligente, quindi andando a trovare dei bersagli molto molto specifici sulle cellule tumorali. Il bevacizumab è un farmaco che entra nella categoria dei cosiddetti antiangiogenici, che non vuol dire altro che bloccano la formazione di nuovi vasi sanguigni. Quindi noi sappiamo che le cellule tumorali, come ho detto prima, crescono velocemente. In questo crescere velocemente hanno bisogno di nutrimento, di ossigeno, di sostanze proprio nutritizie. Quindi sappiamo che intorno ai tumori si crea proprio tutta una rete di capillari e di vasi sanguigni. Quindi i tumori sono molto vascolarizzati. Arriva tanto sangue di dove c'è il tumore. Bevacizumab è un farmaco che va mirato sui capillari che stanno intorno al tumore, perché vanno a prendere dei punti specifici e praticamente blocca l'afflusso di sangue al tumore perché blocca la formazione di vasi sanguigni da parte delle cellule tumorali. Da solo nei tumori dell'intestino non si usa, cioè da solo non funziona molto perché comunque ha un'attività limitata. Quello che invece è vincente è la combinazione con la chemioterapia, cioè io ti do il farmaco che uccide le cellule tumorali, ma intanto lo prendiamo anche lateralmente, quindi gli blocchiamo anche l'afflusso di sostanze nutritizie. Quindi mentre io uccido le cellule, l'altro farmaco comunque blocca l'approvvigionamento dei soldati. Quindi ecco l'azione sinergica. Cetuximab è un concetto un pochino diverso, cioè è un farmaco che va direttamente a colpire dei bersagli che ci sono sulle cellule tumorali. Questo è stato uno sviluppo chiaramente molto moderno, una visione dell'oncologia molto moderna, cioè non solo nei tumori del colon, ma praticamente in tutti i tipi di tumore. Quello che si sta facendo ora è di andare a cercare di trovare delle caratteristiche a livello proprio molecolare, quindi delle antenne che le cellule tumorali possono in modo specifico andare a esporre. Quindi io ve lo sto dicendo in termini molto semplici, cioè il tumore può produrre sulla sua superficie delle antenne che sono fatte diversamente e che vanno a captare le sostanze che gli servono poi per crescere. I farmaci a bersaglio molecolare, come può essere per esempio il cetuximab, va proprio a bersagliare queste antenne, quindi si lega al recettore che sta sulla superficie della cellula del tumore, lo blocca e quindi la cellula tumorale resta così perché non ha più messaggi di crescita al suo interno. Io a volte faccio un disegno ai pazienti, lo faccio qua velocemente così si capisce. Allora, si capisce, non lo so se sarà più chiaro, però magari aiuta. Questa è la cellula tumorale. Poi vi parlavo di antenne, quindi per esempio la cellula tumorale può avere sulla sua superficie questa roba qua praticamente. Questa roba nel momento in cui si attiva, quindi la cellula tumorale mantiene come un segnale che è continuamente acceso, va poi a stimolare all'interno della cellula tutta una serie di eventi. Quindi immaginate un circuito elettrico, parte la corrente, si accendono tutte delle lampadine all'interno della cellula tumorale che la fanno vivere, è un segnale di crescita per la cellula tumorale. Se noi utilizziamo un farmaco che ha una forma praticamente uguale all'antennina, quindi non so se si veda, comunque se ha questa forma che si va a incastrare perfettamente nell'antennina, il farmaco cosa fa? Blocca questa antenna, quindi toglie la corrente e all'interno della cellula non arrivano più segnali di sopravvivenza. Quindi la cellula di fatto muore.
Anche qui è un'azione combinata con la chemioterapia, quindi il farmaco agisce andando a bloccare questi meccanismi, in più ci faccio la chemioterapia che nel frattempo svolge anche la sua mansione di uccidere le cellule tumorali. Non tutte le cellule hanno queste antennine, quindi il requisito fondamentale è andarle a cercare. Nel preparato istologico, quindi nel materiale della diagnosi, andarle a cercare, caratterizzarle e poi dare la terapia mirata. Quindi adesso abbiamo parlato del cetuximab, però ci sono poi altri farmaci, per esempio, che vanno in altre patologie, nei tumori dell'intestino, diciamo che il cetuximab è un po' il cardine, però per farvi capire, se abbiamo per esempio un'antenna che è fatta così, se io gli do il mio farmaco fatto così, non funzionerà perché non si incastrerà perfettamente. Quindi dobbiamo utilizzare dei farmaci che siano fatti così. E questa è un po' la base della target therapy, quindi della terapia a bersaglio molecolare. Non solo ti dico hai il tumore dell'intestino, ma hai il tumore dell'intestino con questa caratteristica. Se ci ricordiamo la tua intervista precedente, Enrico, dove abbiamo letto il tuo esame istologico e poi tutta la caratterizzazione molecolare, abbiamo parlato della mutazione di KRAS. KRAS non è altro che diciamo, un ingranaggio di questo circuito elettrico, cioè KRAS è uno di quelle lampadine che si accendono. Nella cellula del tumore, quando c'è questo segnale di sopravvivenza. Quando c'è KRAS mutato, vuol dire che questo segnale è sempre attivo, indipendentemente dal fatto se l'antennina si è accesa o spenta. È un circuito elettrico che va per conto suo. È per questo che il cetuximab per te non è stato indicato, perché comunque tu avevi un tipo di tumore che cresceva indipendentemente da quella presa elettrica, da quell'antenna che c'è sulla superficie. Quindi darti quel farmaco sarebbe stato inutile perché tu avevi comunque il KRAS, che era quella lampadina che continuava ad accendersi indipendentemente da quello che succedeva poi, diciamo, a monte. Questo è frutto di scoperte negli anni, quindi all'inizio avevamo questo cetuximab, abbiamo cominciato a darlo, poi abbiamo capito che c'erano pazienti che avevano più beneficio, altri no, poi ci siamo sempre più addentrati nella ricerca e anch'io ho partecipato a questo tipo di ricerche, quindi è un tema che mi sta particolarmente caro, perché poi siamo andati proprio a caratterizzare ogni tipo di lampadina all'interno della cellula tumorale. Quindi rispetto per esempio a 10 anni fa, noi ora abbiamo delle competenze sicuramente molto maggiori che ci permettono proprio a priori di dire sì, per te questa terapia può essere utile oppure no, non facciamola neanche perché tanto a priori sappiamo che non sarà utile. Allora ti risparmio tutte le tossicità che possono essere comunque collegate. Sì. C'è Antonio che ci scrive: mia madre ha fatto sia cetuximab che bevacizumab, ma ha avuto nuove insorgenze e lesioni epatiche. Adesso sta facendo Avastin. Speriamo funzioni. Cosa ne pensa? I tumori, allora adesso io vi ho detto le cose bellissime, per cui uno poi, ecco, la domanda, Mario si chiama la Si persona? chiama Antonio. Antonio, scusate, la domanda di Antonio è la domanda successiva, cioè, ok, tu ci hai detto tutte delle cose belle, fantascientifiche, ma di fatto la mamma ha ricevuto prima un farmaco, poi l'altro, adesso ne sta facendo l'altro. È perché i tumori sono intelligenti, quindi quando noi scopriremo tutto dei tumori e soprattutto come i tumori si difendono dai farmaci, avremo risolto il problema. Come si difendono i tumori? Perché noi sappiamo che i tumori elaborano dei meccanismi di resistenza ai nostri farmaci, sia la chemioterapia che i farmaci più intelligenti a bersaglio molecolare. Perché che cosa basta fare al tumore? Alle antennine, io gliele blocco queste antennine col mio farmaco e lui cosa fa? Trova delle altre modalità di crescita indipendenti da queste antennine. Per esempio, ne può fare una così e così lui cresce
io gli continuo a dare questo farmaco e lui intanto però beato continua a crescere con quest'altra. Cioè modifica mentre, mentre noi gli diamo una certa terapia, lui si modifica e reagisce a questo. Eh sì, soprattutto i tumori del colon, devo dire che esprimono in modo molto spiccato questa capacità rispetto per esempio ai tumori del polmone, che nascono e tendono a restare sempre gli stessi, poi anche qui ci sono i meccanismi di resistenza ovviamente, però i tumori del colon nascono proprio anche come policlonali, quindi magari ci sono le cellule con queste antennine, poi ci sono queste con queste altre, poi durante la terapia cambiano ancora. E quello su cui si sta focalizzando tanto la ricerca in questo momento è sì le terapie target, i bersagli e terapia sempre più innovativa, ma i meccanismi di resistenza ai farmaci, quindi come possiamo fare per non farci piegare dal tumore, quindi per identificare anche il più precocemente possibile eventuali mutazioni ormai escogitate dal tumore e per cambiare la terapia, diciamo, prima che poi clinicamente si manifesti la progressione. Ma questo sarà il futuro. Probabilmente in un'intervista tra 4-5 anni potrò darvi qualche informazione un po' più solida. Ti prenoto allora, creo già l'evento. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, guardatevi un po' dei miei video se ne avete voglia e condividete questo e altri video così da aumentare la consapevolezza su questa malattia. Dunque, per ora è tutto e ci vediamo presto. Vi saluto con un solito rock and roll.